Buttiamo giù la porta così. No, non puoi suonare. Che? Chiamo l'ambulanza. No, no. Signor Refe, ci siamo. Loro sono di sotto, noi siamo qua sopra e stiamo tramando uno scherzo assurdo, ovvero che io devo fingere di svenire nella doccia. Obiettivo, esatto. Non chiamare l'ambulanza. No, ci siamo? Io meglio, signori. Ok, io ti dico solo una cosa e farò finta di morire veramente a un certo punto. Senza... Regà, troppo eccessivo. Andiamo e facciamo finta di nulla e a un certo punto partirà la cosa. Godetevi lo scherzo. Là si sono fatalmente schifo che già, non c'era morte nuova. Magari pesantemente, Ragazzi, hai caricato il mio video? Che l'ho caricato adesso? Di che parlavate? La season. Mi fa venire una cagarella spruzzo. Bella la cagarella spruzzo. Ma guarda tua, che cazzo ci fa il mio asciugamano qua giù? No, raga, parliamo di cose serie. Lascia stare il tuo asciugamano. Sono le 22.45. Che facciamo? Scriviamo un po' di video? Cosa facciamo, no? Io sono il mio che sono stanco morto, capito? 22.45. Devo andare a fare la doccia, zio. Vola adesso. Vero, scusa, vai. No, raga, non c'ho voglia. Invece ti lavi perché altrimenti fai cagare domani. Sì, perché se non è più letto, tu non entri così. Okay. Perché per me io dormo, non dormo più neanche con Poa, dormo da solo. Comunque, partinella Fortnite. Zio Fortnite. Vai, frate. A me va bene, alle 23 di notte, però mi sembra un po'. Va bene. Ok. Ti saluto, a dopo. Boom, tutto alla perfezione. Adesso vado in doccia, avvio la partita e diamo il via allo scherzo. Perfetto, stiamo andando. Aspetto accendere la doccia perché devo solamente accenderla quando arrivano, sennò spreco d'acqua assurdo. Comunque la accenderò molto poco, si deve sentire un minimo il suono dell'acqua perché sennò non uscirebbe perfetto. Un minuto, due, che giochiamo un attimo, speriamo di non morire subito. Fingo di morire, cioè in realtà di semplicemente star fermo a un certo punto finché Best non viene qua a urlare, a sclerare e provare ad aprire la porta. E a quel punto, ragazzi, fidatevi che sarà molto divertente. Anche perché c'è un'altra telecamera nascosta proprio qua davanti a questa porta. Io appena qui bene ti fa cagare, c'è un portello di gente, devo entrare lì io. Adesso voglio vedere come cacchio riusciamo a fare 20 ore. Ma non riuscite neanche a andare, non sei neanche ancora buttato. Questa si porca trota. Compriamo un lama di Fortnite. Ecco, la dimostrazione che la droga fa seriamente male. Quando mette un passo deve avere già in mente 5 passi dopo. Come può quando parla con le persone. Se no cade. Vabbè, da prendermi una bottiglia d'acqua. Io è fermo. Non si muove il demente! Non gli prenderà più internet, zio, quindi è un cazzo. Crashato, porca troia. Picchiare sopra la porta. A me funziona adesso. È a pestarlo, uomo. Vado a pestare! Uomo, fai. Fermo! Figa! Sta salendo. Bevo! Te muovi? Io ormai ho chiuso Fortnite. Raga, non si muove. Raga, io ho chiuso a chiave. Non può sentire, non può aprire. Ok, è sceso. Pericolo scampato, zitti tutti un attimo. Teoricamente stanno andando tutto alla perfezione. C'è bisogno che però Refe gli dica qualcosa, perché non si è neanche preoccupato. Cioè, non mi risponde. Non lo so, magari la chissà male. Ma sta facendo la doccia. È strano che non. È strano che lui debba giocare a Fortnite sotto la doccia. Va bene, chi si magari lo sotto la bene. Doccia. Comunque, vabbè, io andrei a controllare un attimo al volo se sta bene o no. Andiamo a vedere sto firma di me. Ragazzi, stanno tornando su. Per ora non può più parlare. E adesso sanno loro fare la scena. Poi sia stato male. Comunque è strano che non si muova. E tra tutte le volte in cui deve stare male, deve stare male proprio mentre gioca. Magari sta male adesso, cioè non lo sai. Ferro! Ferro! Apri! Ferro! La porta! Apri la porta! Zitto! Cos'è? Cos'è? Non so, Ferro, apri! Buttiamo giù la porta così. No, non puoi suonare. Che? Poi gliela ripaghi tu. Sei scemo? No, non puoi suonare. Aspetta. Chiamiamo al telefono. C'è Bess che vuole spaccare la porta. Porca zio. Oh, apri. Prima che chiamo l'ambulanza. No, zio, perché c'è. Sei scemo. Ho capito, ma. No. Oh! Cioè, che cazzo è? Cosa sta facendo? Oh! Frate, buttala giù! Non puoi buttarla giù! Non puoi! No.
No, è inutile che continui a fare così cose. O la butto giù o chiamo. Cioè, non puoi chiamare l'ambulanza adesso. Cosa fa l'ambulanza? Vieni qua. Ma che c***o discorso è? Non chiamo l'ambulanza. Oh, zitti! Oh, regà! Oh, oh! Oh, oh, si sta strozzando sto qui! Ferro! Io non puoi chiamare l'ambulanza! Ma sta sta fischiando! Che sta facendo? Puoi chiamare l'ambulanza perché? Perché no? Cioè, che cazzo dici un ragazzo e cosa dice l'ambulanza? Ti prendono per ragazzi... ti prendono con uno scherzo telefonico! Accendiamo un po' l'acqua giusto così a caso. Tecnica segreta. Ma oh, non paghi tu il cesso, eh! Oh! Oh! Ferro! Scusate, stavo... Mi ho trovati di brutto! Ma va a cagare! Ma cosa? Ma... Regà, lui era nello scherzo! Non è vero? Prendo le distanze. No, oh, non è vero, non è vero. Oh, pezzo, che pezzo di me! E in prova contraria, lo scherzo è uscito perfettamente. Raga, fermi tutti, ho un ultimo scherzetto fighissimo che non c'entra nulla con lo svenimento, ma che devo per forza fare. È mattina e ce ne stiamo praticamente per andare da questa villetta che abbiamo utilizzato per farci una piccola vacanza che magari si prolungherà nel futuro. Comunque, ci siamo dati dei compiti, ovvero tu pulisci la cucina, tu pulisci il salotto e tu finisci i letti. E indovinate una cosa, i letti toccavano proprio al povero Powa. E dato che Refe urla molto per queste cose, se non si fa il lavoro che si dice di fare, devo fargli schierare di brutto come ultimo scherzo. Quindi, signori e signori, questo è il letto fatto. Ve lo giuro ragazzi che dà fastidio pure a me farlo. È bruttissimo. L'ho completamente distrutto, raga. Aspetta. Metto questo in piedi così sembra che tipo abbiano fatto una lotta nel mentre. Dimmi tutti perché in realtà ragazzi voglio un attimo anche disordinare l'oro, quello vero di Best e Refe. Tranquilli con Powa non ci dormerò mai più. Adesso io vado a dire, vediamo come la prende Refe anche se vorrà uccidere Powa. Raga, oh! Powa non hai fatto ancora i letti. Sì, l'ho fatto. Cazzo, ma tu di fare i letti, zio. Ma li ho fatti! Zio, vieni sopra a vedere! Te lo giuro, zio, non li ho fatti! Ma li ho fatti! No, sto riprendendo tutto perché sennò sembra io... Ma pure guardando quando li ho fatti! Sì, ti stavo guardando. Che stai facendo sto coso? Io ho rotto... Hai rotto le scatole, quando non fai le cose che ti dicono... Capisci che... Ma stai scherzando? Ma sono stato tutta la mattina a fare quel letto lì! Zio, allora... Prese per il culo, a me non piacciono, guarda qua! Stai scherzando? Ce l'ha sporcato pure! Zio, ma dai, ma che c***o! Guarda per terra le cose, zio! Giuro! Cioè io mi posso mettere... Io mi posso mettere a fare adesso, ma dobbiamo partire, abbiamo il treno! No, non sto scherzando, l'ho sistemato, raga! Sì, l'hai sistemato! L'ho sistemato, è impossibile! No, ma che poi ho visto, no, il vostro, guarda che c'è... Il vostro pure, non è che me l'abbia messo, cioè, nel senso... Dai, zio, questo qua, porca miseria, l'ho fatto io, poi c'è... Non c'entro niente! Non c'entro niente! Perché mi dite a me? Io ho messo tutto a posto! Allora, Powa, ci siamo divisi i compiti. Tu fai le camere da letto, io faccio le sale, eccetera. Se tutto è perfetto, perché i letti no? È la colpa di Powa, siete tutte... Avete rotto! Dovevi farli tra i letti, non sono fatti. Cioè, scusa, mi sembra veramente anche una cosa... Io se prima l'ho fatto, magari è venuto Best, che cacchio ne so, prima Best... Vabbè, ti pare che... Ti pare che una persona che vuota. È uscito Powa, doveva fare il letto? L'hai fatto? No! Sì, ma perché dovrei essere io la causa di tutto questo? Powa, ma non prendere per il culo, non l'hai fatto? Dimmi. No, ti sto, giuro! Zio, muoviti, fallo veloce. No, ok, dai. Oh, zio, è alla veloce, fa. Prendendo per il culo! Ma tu dici che... Guarda, l'hai fatto sì o no? Io Best l'ho appena detto a Refe, il letto gliel'avevo distrutto io a Powa. Pezzo di scroto! No, capito, questo qua poi non fa niente, non se lo va a rimettere a posto, lo fa rimettere di nuovo a posto. E tra un attimo arriva e voglio vedere la sua reazione, perché noi abbiamo ancora detto. Bravo, che finalmente ha fatto i letti. Cazzo, mi guardi te con quella faccia lì? Sì, ma non sono stato io, lo ripeto, non sono stato io che ho disintegrato tutto. Lì era distrutto praticamente. Non mi spiego, non me lo spiego. Non te lo spieghi, non è che è stato qualcun altro che per farti uno scherzo che ti stai riprendendo prima. Tu cosa pensi che stai riprendendo? Aia, aia, non puoi.